Beh, intanto abbiamo intenzione di portare all'attenzione del Consiglio anche la questione della caserma Crespi, che c'è stata taciuta e che il sindaco ha tenuto in un cassetto, sino a che ha rilasciato quella dichiarazione agli organi di stampa dicendo che lui è già d'accordo con il prefetto per destinare la caserma a un centro per i migranti. È ora che si prendano delle decisioni in questa città, perché così non va bene. La maggioranza stessa è spaccata, di certo hanno respinto la mozione, ma ci sono elementi della maggioranza che hanno votato a favore, quindi per la chiusura della città agli immigrati, e questo è sempre più una necessità, non solo per quello che vediamo che succede nella nostra vicina Ventimiglia, e quindi riteniamo che la nostra provincia abbia già dato e anche troppo, ma anche perché abbiamo visto che i sindaci limitrofi di Ano Marina, Alassio, Bordighera, quando hanno preso una determinata posizione netta contro l'apertura delle nostre città a questo tipo di invasione dei migranti incontrollata, e beh, non si è più parlato di mettere migranti in queste tre cittadine. È ora che anche noi prendiamo delle decisioni e che si chiariscano le posizioni politiche, e che la si smetta di stare un po' a metà strada. Abbiamo bisogno di reagire, io ritengo.